Ecco a voi il set Lego Harry Potter, il drago ungherese spinato. Set numero 76406, un set molto bello, si presenta con una confezione rappresentante il drago Harry e Ron, Hermione ed Harry con tutta la scia di magia e del mondo Wizarding World. Sulla confezione si vede il drago Harry che scappa dal drago alla caccia dell'uovo d'oro, prima prova del calice di fuoco, e sul basso sinistro si vede la unica minifigu presente, minifigu unica rappresentante Harry con l'uovo. Questa è la stessa rappresentazione che troviamo sul libro della J.K. Rowling e Harry Potter e il calice di fuoco, quindi diciamo che è una rappresentazione carismatica e indicativa del libro, quarto libro del Calice di Fuoco. Che dire, è una confezione molto bella con delle grafiche interessanti. Sulla costa rappresentata la minifigure unica, come dicevo, di Harry. Sul retro troviamo invece il movimento alare del drago, la rappresentazione del movimento, l'apertura della bocca con l'inclinazione della testa e le dimensioni del drago, che sono 40 cm di apertura alare, 50 cm di lunghezza e 18 di altezza. La scatola quindi approvata, merita. All'interno, come sempre, troviamo il manuale di istruzioni su sfondo bianco, rappresentante di nuovo il complessivo del set. Non ci sono storie all'interno o peculiarità di Harry Potter. Sono 5 buste totali, si parte dalla base sino ad arrivare alle ali, ultima busta. Il primo step di costruzione, come sempre, è la minifigure. Al termine troviamo i set Lego di Harry Potter e il recap di tutti i particolari presenti nel set, quindi utili nel caso di smarrimento o quant'altro. Come vedete, all'interno della costruzione le uniche mattoncini di colore diverso sono gialli, verdi e arancioni. Questi non si vedono, rimangono nascosti all'interno della costruzione Lego. Passiamo alla minifigure. Minifigu, come dicevo, molto bella, unica sul mercato di brick.com, è anche valutata molto bene. Sul retro troviamo la scritta Potter in rosso e la grafica è stile Rider americano, molto bella. Le facce sono double face, nel senso che da un lato c'è Harry serioso, dall'altro sorridente, bacchetta e scopa con le manette, in quanto la scopa era legata nel film e viene liberata per dare il vantaggio ad Harry di poter scappare. Minifigure molto bella e approvata ed ha un bel valore anche sul mercato di rivendita minifigure. Passiamo al commento del drago. Drago che nella costruzione mi ha divertito. Ci sono solo alcune ovviamente particolarità doppie, quindi essendo simmetrico, un lato risulta equivalente all'altro. Nel momento della costruzione questa cosa potrebbe risultare leggermente ripetitiva. Descrizione drago, partiamo dalla schiena e dalla colorazione. La colorazione varia tra il marrone e nero. Le spine, diciamo che sono peculiarità del drago, sono rappresentate molto bene. La coda è tutta snodabile e movibile in tutte le direzioni, con questo dot tondo che potete notare qua. Le zampe, che è una delle cose che mi piacciono di più, sono anch'esse inclinabili e hanno i polpastrelli della zampa tutti singoli e movibili, quindi l'attenzione al dettaglio di questo set è veramente degna di nota.
La testa, anch'essa, è fatta tutta da Lego, non è un diciamo montato stile Ninjago, ma è tutta da costruire, ha le inclinazioni su e giù, destra e sinistra, all'interno della bocca ci sono le fiamme, la bocca si apre e si chiude. Che dire, gli unici adesivi presenti nel set sono gli occhi e il nome del drago ungherese spinato, che è sulla base del set, diciamo del piedistallo, dove è presente anche l'uovo, ok? E il piedistallo dell'uovo è questo verdino bellino. Ovviamente la peculiarità di questo, che c'è il movimento alare, che è veramente ben fatto. Sembra veramente un drago che batte le ali, come potete notare. E dall'alto rende molto l'idea. Quindi diciamo che il drago è molto bello, ben fatto. La costruzione mi ha divertito e a mio avviso, essendo tutto costruito, è di una qualità superiore e di un divertimento Lego, diciamo, di montaggio superiore a quello di Ninjago, dove la testa, diciamo, è moderna come tipologia Lego. A questo punto mettiamo Harry sulla sua base con la scopa e, come vedete, l'effetto di Harry che scappa dal drago è veramente qualcosa di realistico, dinamico, che piace molto. Io anche a mia figlia, diciamo che risulta molto divertente. Come vedete, la dinamicità del set è unica e le inclinazioni della fuga di Harry sono veramente belle. È un set dinamico, come dicevo, nel senso che rappresenta il movimento dell'insieme e fa la sua porca figura. Di questa tipologia ci sono anche l'Edvige e la Fenice di Fuoco, quindi diciamo che è collezionabile anche in quel senso per chi vuole avere i tre piedistalli di Harry Potter nella propria collezione. Review finale, direi 8 e mezzo su 10. 8 e mezzo su 10, 8 e mezzo, come dicevo, per la ripetitività dei due lati e per i pochi, diciamo, pezzi totali della scatola. In realtà, comunque, cifra, prezzo, pezzo, direi che veramente l'8,5 è più che meritato. Quindi a questo punto io vi saluto e vi auguro una buona visione del video appena fatto e tante magie e tanti sogni grazie a Lego e grazie a Harry Potter. Un saluto dal Toma e buona visione della mia review. Grazie.